accettazione, in quel periodo, anche l'Unigo, in quel periodo lì i sindaci avevano detto che nel tra Chiampo e Alvignano, cioè, c'erano 700 concerie che lavoravano e mettevano l'acqua nel depuratore, però era troppo piccolo e non riusciva a filtrare tutte le acque. Ma non solo le 700 concerie, c'erano dopo tanti operai che lavoravano dentro in fabbrica che facevano delle altre lavorazioni a casa che inquinavano e non si sapeva quanto. Cioè, ecco. Più dopo hanno buttato i fanghi nei campi. Sì, ma anche li hanno mescolati nei liquami delle stalle, che la gente pensava che fosse l'etame, invece c'erano. Anche tanti soldi. No, per fare qualcosa, per un lavoro, per un esposto, se volete. Fate la campagna elettorale, vediamo che la campagna elettorale non credo si possa fare. No, ma non io direttamente, perché poi sai che noi abbiamo un sacco di gente sul territorio, ma anche le pastori comunali, abbiamo un sacco di gente, quindi si può fare qualcosa appunto. Con Marco siamo in contatto quotidiano. All'ultima riunione consiglieri a Padova ho provato a scrivere una potenziale interrogazione che può fare un amministratore, chiaramente l'ho passata ai consiglieri 5 Stelle della provincia di Padova, con 4 punti sostanziali che ho anche qui in sostanza, eventualmente se fosse qualche sindaco interessato, soprattutto coloro che sono lungo l'asta. Però non dimentichiamoci una cosa, che poi adesso andiamo a Colonia, perché secondo me essere sul luogo dà giusta percezione di quello che è visivamente l'inquinamento e anche un fattivo, perché oggi vi assicuravo, vengo da là, c'è una punta assurda e c'è addirittura la schiuma. Comunque dicevo, il collettore LEB che utilizza chiaramente la cui acqua utilizzata per diluire il tratta, a un certo punto intercetta anche l'asta dell'Agno Guafrassine, prima di essere al consorzio LEB, essere catturato, diciamo così, e poi utilizzato per finalità irrigue fino al medio padovano. Il dubbio mio è che per un certo corso, un certo tratto, l'EB scorre insieme all'Agno Guafrassine. Quindi secondo me se l'ARPA lo andrà a cercare più avanti, troverà contaminazione anche nel medio padovano. Cioè, questo mio, quindi Cervarese Santa Croce, Selvazzano, la stessa acqua dell'Eba arriva nello scaricatore di Padova, perché comunque non fa il sommito che l'acqua di Padova sia puramente del Bacchiglione o del Rente. In alcuni momenti l'acqua dell'Eba viene utilizzata anche per mantenere i livelli dell'acqua di Padova. Quindi secondo me è un problema che assume una dimensione regionale, non solamente distrettuale, che abbraccia 3 province, e man mano che i campionamenti dell'acqua vanno avanti, cioè a dicembre siamo passati da 25 a 29 comuni e secondo me ne continueranno a essercene altri. Quindi portiamo la questione da un punto di vista regionale, non è solamente strutturale, comunale o provinciale. Marco, scusa, volevo anche fare un piccolo appunto riallacciandomi a quello che ha detto il signore. Per quanto riguarda i dati, che basta a volte a poco per, diciamo, per falsarli un po', no? Se poi andate sul tubo a Ricca, è assurdo vedere come siano poste le centraline dell'ARPAV a monte e a valle rispetto al tubo e allo scarico del LEB, sicché anche lì mi sembra una cosa. La sera, scusa, chiudo così. La sera sì. È stata la riunione della minoranza, quella montagnana, sì. C'era quello dell'ARPAV, ha detto che in realtà è sul tubo. Questa cosa qua è stata contestata perché visivamente non è sul tubo. È 150 metri dopo il tubo. Oppure a Piamonte. È circa 100 metri prima del tubo. Sicché con la quantità. Allora, sulla questione degli operati ARPAV, siamo tutti quanti sfiduciati perché ne abbiamo viste di queste casistiche a pubblico, quindi. Noi, tra l'altro, all'ospedaletto abbiamo anche un magnificio enorme in centro abitato. Si è verificato in particolar modo una settimana nel mese di luglio dell'anno scorso che per una settimana piovevano polveri gialle maleodoranti. Lì si è verificata la muria delle piante perché creavano una patina oleosa sopra, ok? E ho fatto una giornata, 36 telefonate all'ARPAV per riuscire a farli uscire. Alla fine, quando sono usciti, perché ormai mi rimaneva solamente la stampa, sono venuti lì, però guardando dicono vabbè, qualcuno avrà buttato le polveri, ci sono campi, campagne intere, vie intere, quartieri, cioè chi ha buttato le polveri, cioè risulta troppo facile dare una risposta del genere. Bene, è andato via da casa mia alle 8 di sera, dal pomeriggio alle 4, perché? Perché intanto chiedevo cosa dicesse la procedura, cosa prevedesse, insomma almeno una foto
Lui, questo signore, mi ha detto sì, vabbè, una foto, è andato a prendere la macchinetta, ma era satura, il telefonino non lo sapeva usare, sai, dunque sì, non sapeva lanciare le foto, sicché i campionamenti erano senza stacchettini, senza pennellini, ho dovuto far intervenire, è molto importante questo Jacopo, voglio che si sappia, ho dovuto far intervenire il 112, okay? Le analisi sono state mandate alla magistratura. Però che l'ARPAV intervenga, come magari il cittadino comune pensa succeda, ecco perché dico che anche i sindaci, non affidatevi solo a questi enti preposti a fare certe analisi, però siate in prima persona presenti a seguire queste cose, okay? Perché ormai la situazione del territorio è già altamente compromessa, qui penso ne siamo tutti consapevoli, ecco, dobbiamo intervenire e subito. Grazie. Jacopo, vuoi chiudere? No, beh, io volevo solamente ringraziare il vostro tempo e come al solito noi, come dicevamo prima, al di là di tutti, portiamo avanti questa battaglia. Io appunto lo faccio nel Vicentino, lo faccio nel Padovano, lo faccio nella parte del Veronese che è interessata, perché questo appunto è una questione di persone che vanno al di là della politica, vanno al di là di tutto, è il nostro territorio che è stato massacrato. Quindi senza se e senza ma bisogna portare avanti. Fino adesso è stato tutto così, ne prendiamo atto perché è quello che dobbiamo fare, cercheremo i responsabili, però da oggi in poi dobbiamo essere consapevoli che cambia un modo di approcciarsi nei confronti dell'ambiente, del territorio, ma soprattutto di noi che ci viviamo. Quindi io spero tantissimo dal 1° di giugno di avere la stessa disponibilità e gentilezza che ho avuto oggi da parte vostra, e anzi vi invito a chiamarmi, a rompermi le scatole, a iniziare veramente un rapporto. No, ma se no vengo io a tirare l'orecchia. Perché guarda che sei stato buono e carino, ma invece sono dubitativo. Quindi attenzione. Grazie. Signori, è stato un piacere. Grazie. 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 Grazie.